Se non avessero girato 1.300 persone, potremmo dire che la truffa delle PlayStation 5, vendute a prezzi stracciati e architettata dal 25enne brindisino Christian Ciciriello, è geniale. Un mese per organizzarla, una settimana per intascare 500.000 euro che gli servivano per giocare. Christian, infatti, è ludopatico. Avevo bisogno di soldi per il vizio del gioco che ho, però io mi dovevo fermare a 2-3 transazioni, cioè a 2-3 mila euro. Non pensavo andare oltre. A monte della truffa una grande operazione di marketing. Mi sono preso il dominio, ho creato il sito, su Google ho cercato le varie cose pubblicitarie, agenzie pubblicitarie, le ho chiamate, le ho contattate, mi sono messo d'accordo ed è partita la campagna pubblicitaria. Da quel momento lo hanno contattato da tutta Italia, soprattutto dal nord. Nel giro di pochi giorni il suo conto corrente straripava, ma di tutti quei soldi non c'è più traccia. Ho giocato tutto. A me mi dispiace, sì. Purtroppo quando hai il vizio del gioco non ti rendi conto. Troppo quello è una malattia. E come può essere il gioco di carte, come può essere macchinette, bingo, non c'è una cosa di precisa. Basta Qualsiasi cosa. che gioco. Nel frattempo, Christian si è costituito su consiglio del suo legale, l'avvocato Luigi De Franco. Pagherà le conseguenze del suo gesto, certamente affronterà un processo, ma ora intende cambiare vita, vuole trovare un lavoro, ma soprattutto vuole guarire. E vediamo se c'è qualche parte dove posso andarmi a curare e farò questo percorso.